Convegno romano che si apre con una prova riservata ai gentlemen impegnati con cavalli di categoria F, 1640 metri, non partente, noblesse, oblige a C, all'1 Rio del Rio, 2 Orso Orse, 4 Niemen, 5 Romana Rod, 6 Osis Men, 7 Pratolsi, in seconda fila, 8 Luperbox SM, 9 Penelope 10 Rafael Nadal. E in partenza... Come nelle previsioni, Osis Men è la più veloce, si porta a condurre piuttosto agevolmente. All'esterno si profila subito la sagoma di Pratols, probabilmente ci sarà il via libera da parte di Gianni Manzone nei confronti dell'avversario. Lancio in 14 e 7 con Pratols che per il momento è relegato all'esterno. Insiste Velostorti. Si concretizza il sorpasso dopo 400 metri in 29.6, avanza subito all'esterno Rafa Nadal, la cui schiena è presa da Penelope S, terza posizione alla corda è Orso Ors, Rafa Nadal dopo 600 metri in 44.5 affianca Pratt Holz. Penelope S. giunge a sua volta ai fianchi di Men, poi Orso Ors che precede Romana Rod ancora l'Uperbox SM 800 in un minuto e 7 decimi andatura più che buona per la categoria con Pratols sempre a condurre affiancato da Rafa Nadal che insiste al chilometro tende a sopravanzare l'avversario Rafal Nadal all'attacco di Pratols ai 500 conclusivi. Dopo il chilometro se n'è andato in 1,15,8. Rafal Nadal concretizza il sorpasso su Pratols. Poi Penelope S. Ancora Oasis Man, Prova a farsi notare anche Rio Del Rio. Cavalli a 300 dalla conclusione con. Rafa Nadal che prova a scappare a Penelope S, Pratolz, poi Oasis Man in cerca di un varco per sprintare, retta d'arrivo con Rafa Nadal in chiara evidenza, ci prova Oasis Man, si ingamba in mezzo alla pista, Rio del Rio, Oasis Man viene via cattiva in mezzo alla pista, va su Rafa Nadal che accusa, Oasis Man viaggia meglio nel finale, Gianni Manzore sbaglia a Rio del Rio, viene ad affermarsi su Rafa Nadal, da rivedere per il terzo. Due minuti e quattro decimi, una misura intorno al 1.15 e 3 per Oasis Man, Gianni Manzone alla guida, il figlio Mario al training, 7.81 la quota al totalizzatore, ha preso la meglio nel finale, è venuta perfetta, ha potuto sprintare nei 200 conclusivi. Ecco qui le fasi conclusive, con Oasis Man che si afferma. I colori di casa della Manardè, al secondo posto, un valido Rafael Nadal. Per il terzo probabilmente è il numero due Orso all'interno che buca Penelope S, Rio del Rio e di Galoppo ed è squalificato.